ho avuto diversi morti ammazzati, morti per altre ragioni, ma ecco, diciamo morti per una causa del genere che era probabilmente assolutamente evitabile, e questo ha colpito davvero, ha colpito tanto. 10 giorni dopo la tragedia nelle gole del Raganello, il procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, torna a Civita per il primo sopralluogo con il capitano Massimo Cipolla, i carabinieri forestali e gli accademici dell'Unical nominati come consulenti dell'inchiesta. Tutto è iniziato al mattino. Eccolo l'elicottero dei carabinieri con il procuratore Facciolla ed il suo culla a bordo, mentre sorvola San Lorenzo Bellizzi. E in quest'area che sovrasta quella di Cerchiara e poi di Civita, che sotto una pioggia incessante si sono ingrossati gli affluenti del Raganello. Negli ultimi 4 anni è stato comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Marco Ghimenti, e il nuovo direttore regionale del corpo più amato dagli italiani. Lo stesso si è presentato alla stampa nella sede della direzione regionale a Catanzaro, alla presenza di una delegazione dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dopo aver ripercorso le principali tappe del suo percorso professionale, iniziato nell'89, ha garantito il massimo impegno e la giusta determinazione. Insieme ai colleghi qui della direzione e dei comandi, ai comandanti e a tutto il personale della Calabria, diciamo chiaramente andremo a vedere le situazioni più particolari provincia per provincia e situazione per situazione. Abbiamo completato l'attacco con 2 elementi di assoluto valore, non dimentichiamo anche Taurino, che è un ragazzo su cui puntiamo molto, e credo che la squadra sia stata completata in tutti i suoi reparti. Quanto avete lavorato per portare qui Ciani? È stata una trattativa molto, molto lunga, perché ovviamente portare giocatori di questo calibro già in Serie C è difficile, ma poi a Vibo, che è una realtà piccola ma solida, è ancora più difficile.